me back. Ma anche no. Ma anche no, perché funziona, a te non sembra, ma va. Trust us. È fermo il pallino? Rosso? Sì. Toglieremo Super Jump per l'occasione, secondo me. Non è che ci sia proprio stata tanta luce. Potenti mezzi. Non c'è modo di togliere lo zoom, immagino. Come no? Cioè, non è zoomata già? Cioè, già zero. Sì, così a zero. Ma non era meglio quando stavo andando da casa? Stavo usando un iPhone. No? Dici? Sì, sì. Oddio. Ma mi ha fatto regge. No. Chiaramente no. Vabbè, tentavo. Ma in realtà... Ma va bene, cioè, mi ha fatto dei look proprio peggiori. Molto più brutti di così. Oddio, questo secondo me wins the cake. Still. Dunque, sono le 2:38. Siamo a Bologna. Siamo a Bologna, della notte tra domenica sarcazzo e lunedì, 31. Dio sa. Ah, di novembre. Ed era un po' che Ginger ed io eravamo fermi in un stesso posto Bing, dove abbiamo lavorato per mettere insieme il nostro progetto, che sta venendo molto bene, molto bello, evviva, ma... Okay, scherzando, sono stati 10 giorni. Così tanto? Da quando siamo arrivati a Bologna? Noi non siamo mai fermi nello stesso posto a lungo. Inseguiamo la primavera. Come quell'altro coglione. Vabbè. Ora, in tutto questo però... le difficoltà erano dietro l'angolo a intralciarci la via. E la difficoltà era aver terminato. In realtà ne abbiamo ancora una. Sì. Marlboro alla menta. Ma non le Marlboro alla menta mild, le Marlboro alla menta pese. Ce ne sono due tipi, uno col filtro arancione. Sarà un purino quello alla menta che esatto. Piace a noi. Noi vogliamo i purini alla menta, perché l'altro ha il filtro marrone che è così volgare. È proprio volgare. È proprio volgare. Invece quei purini hanno il filtro bianco. Aspetta, perché qua è tutto lampeggiante, Xunt Leones, c'è il Far West. Vabbè. Dove si trovano le Marlboro alla menta? Fuori dall'Italia. Per esempio a Lugano. Esatto, che è in Svizzera. Dove è un po' dove stiamo andando? Hey. You got it right. Yay! Abbiamo calcolato sullo potente aggeggio che saremo in arrivo alla stazione di Lugano circa tra 3 ore e mezza con traffico, che per qualche ragione non mi aspetto di trovare, perché ripeto, sono le 2:40. Non c'è nessuno. Di domenica, peraltro, c'è, cioè, la gente domani lavora. Non ti senti in colpa che la gente lavora domani? Noi abbiamo lavorato fino a stasera. Noi abbiamo lavorato tutte queste notti. Che detta così facciamo come al solito Rent Girl, ma no. Ma hey. Ma non è perché facciamo le Rent Girl, è perché se no facciamo un gran bel lavoro. Infatti sì. Passiamo un sacco di tempo con delle persone che ci piacciono. Alcune più, alcune meno. Alcune più, alcune meno. Sempre più. È l'ora della sintesi, che posso dire? Certo. Che stai facendo, amore? Ma Sto andando a prendere 80 sterline di alcol da portare a un ex tossico, perché io lo amo. Actually, she loves him. Io lo stimo molto. Però è molto molto bello. Perché siamo rosse? Vosse? Perché è rosso il semaforo. No, ma eravamo rosse anche prima. Infatti dicevo, facciamo un po' ragazze della vetrina di Amsterdam. Ma hey, ci sono cose peggiori nella vita. Sì. Cioè, non c'è modo di... No, hai già provato, Fede, l'hai già provato tutte. Buona. Dagliela su. Dagliela su. Buona, c'è anche. Ora siamo verdi. Per un attimo, no. È stato. What were you doing? Di che partito è tuo padre? Che differenza fa? Di che partito è tuo padre? I verdi. Ma va a cagare. Quindi... Ecologista. Boris sarebbe da... Io adoro Boris. Chissà come sta il Sirenetto. Chissà come sta il Conte. E anche questo va nella cartella ever growing di cose che mia madre non saprà mai. Ma c'è la luna piena? Proprio sì. Come quella notte del Wiltshire. Ma c'era la notte senza luna, poi ci dovrebbe essere trombetta anche. Ci sono state infinite notti nel Wiltshire. Cioè non va, ecco, non fa numero come la luna, perché comunque da Wiltshire ci siamo passate sufficientemente per fare insieme un mese e quindi le abbiamo viste tutte le fasi lunari. Sei un coglione. Sei un po' un coglione. Sei l'amico del principe dei coglioni. Beh, d'altronde. Quando in perché un giorno succederà che io starò lavorando su qualcosa e quel bastardo si chiude. Errore, ho chiuso, ho fatto bene. No! No! Pazienza. Non ci riesci neanche se ci provi a fare l'accento americano. Non lo so fare. Che cosa hai detto?
Non l'hai detto veramente, l'hai detto, l'ha detto. D'altro canto, non parlare e non sapere l'inglese è una cosa imperdonabile. Lara, Lara, grazie di esserti presa la responsabilità di dire questo ad alta voce per tutte e tutti. Comunque CB ti ha dimostrato che c'è una forte ghettizzazione. Ma dei tabagisti che prendi lì con il mentolo. Che stronzo. Mento? No. No, non lo so, allora uccidimi. D'altronde io fumo le stesse sigarette che fuma l'amore della sua vita. Per caso, eh? Allora vai a pedalare sulla tua Trinket Beige. Sì, aspetta, adesso spegneremo. Ciao! Ciao! La mattina dopo si vede. Oh sì. Diciamo che col favore delle tenebre era meglio. Ci aiutava. Sì. Qual è il tuo problema? Voglio capire quanto siamo. Beh, insomma, siamo andati a Chiasso. Abbiamo trovato le sigarette e abbiamo girato la macchina. Che ore sono adesso? Le 8? 8.01? L'orologio biologico che fa impressione. Dov'era l'altro che ho azzeccato? Mi ricordo. A Parigi, che ho detto che erano le 4 e erano le 6. Beh, non mi ricordo. Comunque, abbiamo una stecca di sigarette al mentolo. E mezzo. E mezzo. E una misteriosa piccola tin di tabacco da sniffare, che non ho capito bene esattamente. Quando mi ha chiesto delle lucidazioni, la questa ha fatto solo il gesto. A me è sembrato promettente. Ti ripeto, sa che niente mi sembra buono come la sigaretta ultima di ieri, perché era l'ultima, perché erano giorni che la aspettavo, perché avevo le visioni del sigaretto che non te le posso spiegare. Ma non abbiamo ancora l'ultima vera. No, l'ho fumata ieri, l'ho fumata prima. L'hai fumata prima. Prima ieri, boh. Stanotte, prima di partire. Mi mancava questa assenza di riferimenti temporali, esatto. No, che noia, se no. Sì, è vero. È il 22 di novembre, ufficialmente, quindi check out. Però per noi è ancora ieri, perché non abbiamo dormito. Non abbiamo dormito ancora. E vabbè, adesso arriviamo. Secondo me non mi sento più la mano, dici che è un problema? In che senso? Nel senso che non la sento. Sto tornando, okay. Era solo molto informicata. Mamma mia, che cosa strana! Fai così. Sì. Ciao. Nano, la tua mano. Nano. Apro piano. Non abbiamo fumato niente. Cioè, non siamo sotto effetto di stupefacenti di alcun genere. Come al solito, siamo high on life. Siamo high on life. Se devi pensare che ci servono sostanze psicotrope per questa cosa. Che vita triste. Mi dispiace, è un po' una vita grash. Che vita grash, dato per pensarlo così. Io comunque sono esterrefatta. Ho capito che è il 22 novembre, però non può albeggiare alle 8 e 2 minuti. E invece. Ma un po' te è il caso, direi tu, eh. Vabbè. No, la ragione per cui mi piace novembre è che è quasi sempre buio. Comunque, adesso noi arriviamo a casa e dobbiamo dormire. No, prima dobbiamo postare l'articolo. Però lo sai che è così? Sì. Perché sappiamo già cosa scrivere? No? Bene. In compenso lì c'è un'alba. Che non è esattamente un'alba, perché è già un po' su. Però, ma che roba? Aspetta. Mamma. Abbiamo avuto anche l'effetto audio. Qua. Ah no, è la metro go with me, quella della wow. Sì, che è fallita. Davvero? Sì. Ma dai. Ho zoomato? Oh, in un qualche momento si vede che ho zoomato. Vedi che te l'avevo detto che gli occhiali seguono perché poteva diventare giorno at some point. È diventato giorno? È diventato giorno. I miei occhiali sono così sporchi che c'è la nebbia, me li pulisci. Comunque, nonostante qui stiano finendo anche i generi di prima necessità come il botox, stanno calando le facce. Tutto sommato, cioè, una spedizione perfettamente di successo. Si può fare Bologna-Svizzera, Svizzera-Bologna in una notte per prendere le sigarette? Tranquilli, proprio. Guarda, è pure un risparmio, secondo me. Quanto sono costate? Ci hai fatto caso? Quanto? Beh, tra le sigarette, il mentolino di SpongeBob, il mentolatino, cosa abbiamo preso? Cioccolato. Io non capisco. No, e poi come al solito, questa è la vita, eh. Ma ti dico, io non capisco chi non lo fa come fa. Cioè,
A sopravvivere si risparmia, a vivere no. Dove, cioè, come, qual è il vostro passatempo? Cioè, come vi godete? Una volta che avete finito quello che dovete fare, perché bisogna farlo. Sì, guarda, ma